Però è invisibile. Vuoi salutare qualcuno? Ciao, buonasera. Mi ha notato. Sì, aspetta, aspetta, perché c'è da prima che... Ma sta al buio, eh? Chi è? Ian Buio! Com'è stata l'esperienza di Sergio Macchi? Bellissima. È stata una cosa fantastica. Veramente bellissima. Tra l'altro ho un aneddoto legato a quell'esperienza lì. Stavo salendo, no? Con la macchina. Ed era una salita clamorosa. Era altissima, era lunghissima, la pendenza era pazzesca. E vi racconto questa che è bellissima. Io in macchina ero solo. A un certo punto vedo una signora che non ce la faceva più. Cioè camminava così. Trascinava sta borsa, non so manco lei come portava questa borsa, no? Allora mi fermo, dico, signora, vuole passare? Oddio, sì, grazie. Sale in macchina, basta con la mano, top. Sale in macchina, prende lo zaino, lo carico avanti, lei si siede. Oddio, sta così 5 minuti, cerca di riprendersi, ma che poi... Non è che so perché sto salendo, perché questo è un concerto a sorpresa, ma tu sai chi è la sorpresa? Io non lo so. Giuro su mia mamma, giuro, non sto mentendo. Tu sai chi è la sorpresa? Dico, boh, non lo so. Poi mi guarda e fa, ma tu come mai stai salendo con la macchina? Dico, no, io sono dell'organizzazione. Ah, ho capito. Dopo 300-400 metri, che a quella pendenza era tantissimo, perché andavi pianissimo ovviamente, potevi sollevare polvere, c'era gente, eccetera. Quindi 300 metri era, cioè andavi a 0,5 all'ora praticamente. Due signore, una sdraiata e l'altra che le stirava così la gamba. Sai quando si vengono i crampi? Resisti! Arrivo! Allora, mi fermo, dico, signore, ma volete un passaggio? Oddio, sì! E si alzano, buttano tutte in macchina, salgono. A un certo punto e comincio a sentire bisbigliare dietro, no? E mi veniva da ridere tantissimo, abbasso il cappello così, mi veniva da ridere un sacco, perché poi quelli dell'organizzazione mi hanno detto, cerca di non farti vedere, hai vetro oscurato, sì, ma dietro, non avanti mentre sto guidando, avanti si vede, cioè non è che posso farmi oscurare il vetro davanti. Queste due signore che stavano dietro, senti, giusto lo specchietto, non è che c'era a guardare la strada, guardavo loro così. Scusa, dica signora, ma sei tu? Signora, io sono l'autista dell'organizzazione. Ah, hai visto che assomiglia? Dico, ma lei che stava cercando? C'è una sorpresa, ma oggi avevano detto... Sai che oggi poteva esserci... ci sono messi l'anima in pace. Sai che oggi potrebbe esserci Sting? E mentre guidavo pensavo... Aia. Però il dubbio delle due signore mi alitava sul collo. Lo sentivo, era una presenza troppo forte. E cercavo anche di trattenere le risate, ma mi veniva troppo da ridere. La signora invece che stava avanti era mezza collassata, così. E c'è tempo... 2 minuti con l'aria condizionata freschino, si è addormentata, cioè era andata, poverina. Cioè, nessuno aveva detto che c'era tutta sta pendenza, erano tipo 3 km, 4 km, una roba inaffrontabile. 5 inaffrontabili. Arriviamo alla fine in fondo, io avevo detto a quelli dell'organizzazione, io avevo una macchina bianca, sì. E quindi vedono la macchina, mi cominciano a venire tutti incontro, cioè tutti quelli che erano lì, quelli dell'organizzazione. Le signore scendono, grazie, gentilissimo, prego, grazie, non c'è problema. Quella che invece era salita per prima, che era quella che sonnecchiava, è rimasta così. Guardava. Ad un certo punto scendo dalla macchina, che era andato oltre il... insomma c'era una sorta di delimitazione, dove c'era tutta l'organizzazione. Metto lì la macchina, scendo e i ragazzi che c'erano dall'altra parte invece, ciao Herman, no. quelle tre,
è stato il momento più divertente di tutti. Quella sorta di collasso io in realtà l'ho provato mentre suonavo, quando mi sono versato l'acqua addosso. Non è che ho fatto così, cioè si stava veramente male, faceva un caldo incredibile. L'anno prima, l'estate precedente, io avevo suonato su a Lot, giusto? Sì. Sant'Andrea, ok. Era un posto bellissimo, una valle, una montagna, insomma, Heidi, cosa di Heidi, bellissimo. E il sole era così. C'era proprio chi? E prendevo in giro Cardelli, il pianista, perché a un certo punto lui è arrotolato così sulla terra. Diceva, guarda David, ma com'è che non regge il sole? Flashback mentre ero lì, dopo due pezzi dico, ma com'è che non regge il sole? L'acqua butta addosso, mi sono inzuppato totalmente, però suonare lì, in quella valle, è stato magico, veramente magico, bellissimo. Naturalmente il ricordo più bello è legato alle tre signore, è stata meravigliosa. Avanti!